Il Modena esce dalla mini crisi e si rilancia a spese di un'Ancona incapace di convincere fuori casa. Apolloni vuole riscattare le ultime due sconfitte con Empoli e Grosseto e può contare sulla fantasia di Capitan Pinardi alle spalle di Bruno e Catellani, preferito a Napoli. Nell'Ancona, che non fa punti in trasferta dal lontanissimo 21 novembre, tutto confermato nel 4-4-2 di Salvioni, Schiattarella vince il ballottaggio con Surraco per presidiare la fascia destra. Il cronico problema di approccio mentale dei dorici nel giocare lontano dalle Marche si evidenza dopo 4 giri di lancette, palla vellutata di Troiano per Sassà. Bruno, il numero 9 si esibisce in un tocco dolcissimo che supera da Costa e vale l'1-0 ai canarini. Settimo centro in questo campionato per l'attaccante, bravissimo ad infilare i centrali biancorossi. Gli ospiti, colpiti a freddo, provano a riorganizzare in fretta le idee, alzano il baricentro e al 24esimo sull'asse Mastronunzio Miramontes confezionano la prima trama offensiva dell'Ancona, con l'esterno a calciare solo di forza senza inquadrare però lo specchio della porta. Il calcio vive spesso di episodi e fra il 35esimo e il 37esimo la gara conosce forse il suo momento chiave. Prima Colacone, scattato sul filo del fuorigioco, si mangia il possibile 1-1 spedendo sul palo, un tiro più facile da segnare che da sbagliare per un giocatore delle sue qualità. Poi il Modena a trovare poco dopo il raddoppio, azione avviata di tacco da Bruno, Colucci ha tutto il tempo di dare un'occhiata a centro area, Pinardi sfodera la sua immensa classe, con un destro volante lascia di sasso da Costa, indovinando un diagonale pazzesco. Secondo gol, ma da cineteca per il capitano dei gialloblu, da riammirare e far rivedere i ragazzini delle scuole calcio. Scalare la montagna nella ripresa non è semplice, l'Ancona pare demoralizzata, tanto che al 53esimo è ancora il Modena a sfiorare il tris. D'azione d'angolo Troiano tira, botta sicura, ma proprio sulla linea trova il salvataggio provvidenziale di Catinali. Il morale alto esalta la truppa di Apolloni, che gioca a memoria in mezzo al campo, cerca spesso gli scambi di prima e riesce a creare superiorità numerica nella metà campo avversaria, dimostrando più voglia, compattezza e brillantezza rispetto ai dorici. Pinardi e Bruno si intendono a meraviglia, al 67esimo incantano ancora il pubblico di casa con una giocata a due nello stretto, chiusa con un tiro troppo centrale da parte della punta e respinto da Da Costa. Al 72esimo, la prima vera occasione della ripresa, l'Ancona riesce comunque a regalarsi una fiammella di speranza, azione un po' convulsa al limite dell'area, assist decisivo di Miramontes e sinistro sotto l'incrocio a firma di Roberto Colacone. Settimo sigillo nel torneo per il Cobra, a siglare il più classico dei gol dell'ex. Il Modena ha però il merito di non scomporsi, non cadendo nel panico, gestendo un finale nemmeno troppo all'arrembaggio da parte dei biancorossi e portando a casa 3 punti fondamentali per classifica e morale. Al Braglia finisce così 2-1, il Modena torna a vincere a un mese esatto di distanza, bussando nuovamente ad un posto nei prossimi playoff, distanti 4 punti. Per l'Ancona invece ormai non c'è più da stupirsi, perché quella in Emilia è la 6ª sconfitta esterna consecutiva, altre considerazioni probabilmente sarebbero superflue.